Parlavamo delle parole passaporto per l'Europa, non è solo il latino, la lingua latina è il passaporto per l'Europa. Anche le parole del greco sono un passaporto per l'Europa. La rete di strade che il mondo romano ha costruito ha veicolato la cultura latina, ha veicolato la cultura romana, ma ha anche e soprattutto veicolato la cultura greca. Dicevo allora che il mondo romano ha, la rete di vie romane, ha diffuso anche e in particolare un certo spirito, una certa visione del mondo che è quella greca e che costituisce ancora gran parte della nostra identità europea. Non voglio parlare per astrazioni perché il tempo è poco, certo, parlare dello spirito greco sarebbe una cosa che comporta anni. Stringo e mi limito a un'immagine di Omero, la più antica, che la dice lunga su quello che fu lo spirito europeo e quello che è lo spirito europeo, tratto dall'origine greca. Siamo nell'Iliade, il 17° canto, c'è Patroclo morto e i troiani che vogliono impadronirsi del corpo di Patroclo, e c'è una zuffa terribile per poter portare via il corpo di Patroclo, portarlo alle navi e seppellirlo e dargli onorata sepoltura. Aiace e Telamonio, tutti gli eroi greci, stanno combattendo furiosamente, ma hanno la peggio, e in quel momento scende una nebbia terribile che copre tutto il campo acheo. Non si vede più niente, né cavalli, né uomini, né cose. E non si sa come fare, perché bisogna mandare qualcuno a avvertire Achille che venga, se vuole, portare via il cadavere del suo amico. Non si vede più niente. Allora Aiace e Telamonio alza le braccia al cielo e, guardando in alto, dice la sua preghiera. Guardate che è una preghiera in cui lui non chiede di sopravvivere. Sentite cosa chiede. Ma tu, o Zeus padre, libera da questa nebbia i figli degli Achei e riporta la luce e fai sereno e concedici di vedere con gli occhi e poi sterminaci pure, ma nella luce. Morire, ma vedere con gli occhi, in una lingua dove vedere, avere visto, vuol dire sapere. Perché a differenza del latino, in cui sapere è un sapore, in greco sapere si dice oida, io ho visto. Questo spirito che noi vediamo qui, questa luce che noi vediamo qui, è la luce del sapere, per la quale vale la pena anche morire nella visione greca del mondo. È la luce della consapevolezza, dell'autocoscienza, è la luce di quella disposizione ardita e indomabile alla ricerca, all'avventura, alla libertà di scelta e di pensiero che caratterizzò il mondo greco, rendendolo diverso da tutti quelli che c'erano allora. E quando Dante ha voluto lui stesso esprimere qualche cosa sullo spirito greco, si è rivolto proprio a questo, ha espresso proprio questo spirito indomabile e ardito, gli ha dato corpo in Ulisse, in quell'Ulisse che quelli più grandini di voi che fanno già il liceo, che non sono più al ginnasio, avranno letto nel 27° dell'Inferno, dove dice, non vogliate avere il ginnasio, si fa di tutti il liceo, scusate, non vogliate negare l'esperienza dietro al sol del mondo senza gente, considerate la vostra severenza, fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtute e conoscenza. Questa preghiera di Ulisse ai suoi compagni, seguitemi, non importa se moriamo, non importa se oltrepassiamo un limite vietato, l'importante è vedere, l'importante è conoscere, questo è quello spirito che l'Europa, dal mondo classico, dal mondo greco, ha condiviso. Poi il dio di Dante era diverso da Zeus padre e così, finché il mar fu sopra noi rinchiuso e Ulisse muore. Ma il concetto è questo. Quello spirito indomabile di ricerca, di libertà, è quello che noi vediamo nella parte migliore dell'Europa.
questo spirito è la nostra identità, quello che noi abbiamo ereditato, ma non solo lo spirito. Abbiamo ereditato dal mondo greco anche i prodotti di quello spirito, ciò che quello spirito ha creato. E sono principi, concetti, valori, libertà, democrazia, persona. Sono forme di pensiero, forme della creatività, la scultura, la pittura, la letteratura, tutto quello che è stato, che è oggi base della nostra cultura, è stato formulato per la prima volta in greco. La tragedia, la commedia, il dramma, la storia, tutto quello che riguarda la prosa è stato inventato, pensato, detto per la prima volta in greco. E l'altro frutto di questo spirito sono le varie discipline che hanno dato una norma alla creatività, perché la creatività non fosse disordinata. La medicina, soprattutto la filosofia, le scienze, tutto questo è frutto dello spirito greco. Uno spirito che è rimasto vivo nella nostra cultura e soprattutto è rimasto vivo nella lingua. Io vi faccio vedere, ma sono pochissime, alcune delle migliaia di parole greche che decine di migliaia di persone, che miliardi di persone oggi stanno usando. Tutti quelli che parlano lingue europee stanno usando queste parole. E chi parla in francese, in spagnolo, in tedesco, in inglese parla di meteo, di clima, dice, ovviamente ciascuno con la sua pronuncia, piegandola alle sue leggi fonetiche, ognuno usa queste parole. Non sanno che sono greche e forse non sanno nemmeno il loro significato. Se noi usciamo qui adesso e chiediamo a qualcuno che cos'è secondo lui il mito, beh, vi dice Vasco Rossi, o vi dice, se è una ragazzina, Justin Bieber, o non so chi ci sia adesso. Se chiedete che cos'è un fenomeno, vi dice Valentino Rossi, oppure Maradona. Non si sa più qual è il vero significato delle parole. Qui ve ne ho messo alcune, scuola. Per esempio, non abbiamo il tempo di elencarle tutte, ma pensate solo a scuola, nella scuola è il marchio, e vuol dire tempo libero, perché nell'antichità il premio più grande che si poteva avere era dedicare il proprio tempo appunto allo studio, alla scuola. Ma pensate democrazia, non esiste in altre lingue questo principio, questa idea, è solo in greco. E non c'è sinonimo. Di nessuna di queste parole c'è un sinonimo. Pensate solo armonia, non so se sì, c'è. Che cos'è armonia? Andate a guardare nel dizionario, mi dice concordanza. No, non va bene, perché concordanza è armonia di cuori. Se io parlo di concordanza di colori, il cuore non c'entra. Oppure consonanza, è armonia di suoni. Non c'entra con l'armonia di colori o con l'armonia di caratteri tra le persone. Scusate. E queste parole sono intraducibili, cioè non hanno altri sinonimi, si possono dire solamente in greco, perché in greco sono state inventate. E guardate, anche la stessa Europa è parola greca. Tutte queste parole che vi lascio velocemente leggere sono tutte parole greche, e ce ne sono migliaia e migliaia di altre ancora. Naturalmente possiamo andare avanti, non solo le parole, ma anche i miti hanno incarnato dei principi. Pensate per esempio la Sfinge. Oggi si dice che Sfinge è una persona enigmatica, oppure la Sirena. La Sirena era una donna pericolosissima, voi sapete, faceva morire i marinai. Oggi quando uno sente il canto, diciamo così, il suono della Sirena, prova ancora quel senso di allarme che si prova davanti a un pericolo. Il satiro. Beh, il satiro ci sono dei ragazzini, è meglio che non vi dica che cos'è. Ma prendiamo per esempio Narciso. Narciso era, ancora oggi, quando si dice che un tale è un narciso, è uno che pensa solo a se stesso, che guarda solo se stesso, ed è quello che si è innamorato della sua immagine nella fontana e ha dato il nome anche a un complesso, un disturbo della personalità. Il panico. Pan è questo dio
strano, inafferrabile, che vive solo, che esprime l'impulso incoercibile, esprime il raptus anche omicida. Raccontavano che erano partiti da Atene tanti anni fa, nei tempi del mito, un gruppo di legnaioli, erano andati a fare legna in un bosco. Si fa notte, non tornano. Sempre più tardi non tornano, allora dal villaggio vanno con le torce a cercarli. E in mezzo alla radura c'è uno con l'ascia in mano e tutti gli altri fatti a pezzettini, uno vicino all'altro, sparpagliati. E allora gli chiedono: ma perché? Cosa hai fatto? E lui, stralunato, dice: mi è passato vicino il pane. Pan è la furia improvvisa. Quando vi capita di sentire che, perché a noi non è capitato, dicono sempre che capita nell'Illinois, in quei posti lontani, che arriva uno con un mitra e fa fuori un'intera classe, entra nelle navi, magari non era neanche la sua classe, non ha neanche bocciato in quella classe, eppure lui va e ammazza tutti. Un giorno di ordinaria follia, vi ricordate quel film? E gli è passato vicino pane. Panico è questo, ed è anche quella furia incoercibile per cui se succede un pericolo non ci si controlla più e si fugge, si scappa. Panico è tutto questo, è un istinto incoercibile che ti può portare alla fuga, all'uccisione, a tutto ciò che di bestiale ci può prendere. Ma la megera, la medusa, chimera, arpia, direte tutti i nomi femminili. Sì, perché ci sono anche le amazzoni, anche quelle greche, perché il ricordo qui è il ricordo della civiltà anteriore all'arrivo degli indoeuropei, una civiltà che dicono era matriarcale. Poi sono arrivati i popoli che parlavano lingue indoeuropee e hanno conquistato tutta questa zona e hanno demonizzato tutte le dee della terra, le dee femminili che prima del loro arrivo venivano adorate. Le hanno demonizzate così che Medusa, che era bellissima, è diventata pietrificante, la Gorgone terribile, l'arpia, che nel nostro linguaggio è la femmina malvagia, di solito nell'immaginario degli alunni è una professoressa. Io non so se lo sono stata, ma è possibile perché l'arpia solitamente è già collocata lì. E così Caronte, perché Caronte che è il traghettatore dell'Ostige, diventa oggi il traghettatore. I Caronti sono quelli che traghettano. Addirittura mi sembra che ci sia, anzi sono sicura che c'è, una compagnia di traghetti che si chiama Caronte. E non stiamo a insistere, sono tutte parole che conoscete, sono parole del mito che sono entrate a far parte proprio della nostra realtà. Non solo, diventano anche marchi di prodotti. E allora, come dice il professor Cesaretti, che c'è l'inglesorum, dovremmo fare anche l'inglesicos, l'inglese greco. Pensate a Nike. Allora, non so, i più piccolini di voi sì, l'avete già studiata questa cosa, anche quelli che fanno la prima liceo. Era il 490 avanti Cristo, era un settembre caldissimo, e noi ci troviamo a una quarantina di chilometri da Atene, sulla piana di Maratona. C'erano pochi ateniesi che avevano lasciato sguarnita la città con gli uomini, con i vecchi, le donne e i bambini, pieni di terrore perché era arrivato il barbaro. Sulla piana di Maratona c'erano migliaia e migliaia, non dico milioni, di persiani che volevano invadere la Grecia. I greci erano pochi, piccolini, magri, nella terra greca non offriva molto da mangiare, invece gli altri avevano questi cavalloni, erano i catafratti coperti dalla testa ai piedi, cavalli compresi, di tutte queste scaglie d'acciaio, e allora facevano paura. Allora Milziade o Callimaco, mi pare che l'uno o l'altro, vedendo che non ce l'avrebbero fatta con uno scontro alla pari, danno l'ordine dell'attacco e prima che questi qua riescano a incoccare le frecce, a lanciarle e sciarli, gli arrivano addosso e li mettono in fuga. È a questo punto che un emerodromo, emerodromo è quello che in un giorno può correre un'intera giornata, emera vuol dire giorno, dromo sapete che vuol dire corsa, autodromo, eccetera. Allora questo emerodromo si mette a correre, si chiamava Filippide, si mette a correre e compie
in breve tempo i 42 km di 150 metri che da Maratona arrivano ad Atene. Arriva davanti alle mura, grida Nike e muore. Vabbè, però è rimasto famoso, e valsa la pena morire. La maratona è stata inserita nelle Olimpiadi proprio in memoria di Filippide. Ora, gli americani hanno chiamato Nike, mi viene anche nervoso a pensarci, quelle scarpe da ginnastica che, va bene, chiamatele Nike, ma non Nike. Scommetto che voi ragazzi le chiamate Nike. È anche vero, perché se andate a chiedere le Nike, vi pigliano per scemi. Se andate da scemi a chiedere le Nike, lo capisco. Però era Nike, era la vittoria. E questa cosa è legata alla nostra memoria eterna, Filippide, che ci ha salvato dal barbaro che arrivava. E via di corsa è arrivato, e allora intanto i barbari arrivavano con le navi per assalire Atene, ma nel vedere che intanto gli altri avevano compiuto anche loro la maratona, quelli che avevano combattuto e si erano schierati davanti al Pireo, ne avevano già avuto abbastanza prima, e scappano e tornano indietro. Ecco, queste scarpe che si chiamano Nike ricordano una vittoria, ricordano una corsa, ricordano un eroe. Perché chiamare Nike? Ma vabbè, anche con Nike rimane immortale. È un omaggio a Filippide. Tersicore era la musa della danza, e ancora oggi tersicori sono i negozi che si riferiscono a lei. Pandora c'è anche a Monte, non so se ricordate, era quella femmina bellissima ma un po' troppo curiosa che aveva aperto il vaso di tutti i mali, spalanca quello e tutti i mali si diffondono per il mondo, rimane solo la speranza. Hermes. Beh, adesso Hermes è intitolato Hermes a una serie di società di trasporti più raffinati, gli inglesi, i francesi, cioè con Hermes che ha tutti i simboli del cavallo, perché Hermes è legato al viaggio. Oppure ancora mondo greco, squadre di calcio, l'Atalanta. Quando sono andata, ti ricordi? Siamo andati a Bergamo al Paolo Sarpi quando abbiamo detto che l'Atalanta, e allora eravamo tutti contenti. Atalanta perché? Atalanta, il nome della squadra, è dovuto al fatto che c'era questa ragazza che correva come il vento e aveva un coraggio straordinario. Lo dico guardando i ragazzi perché tutti noi qui davanti lo sappiamo, ma forse loro no. Era venuto un cinghiale terribile nel Letonia, il cinghiale Calidonio, e devastava tutto. E così Meleagro, figlio del re, riunisce tutti i cacciatori più importanti, e fra questi viene Atalanta, che correva come il vento. Tutti i suoi pretendenti, lei non voleva sposarsi, aveva imposto che se la raggiungevano li avrebbe accettati, se non la raggiungevano li ammazzava, e in effetti fece una strage. Beh, quando i cacciatori sono pronti a ferire, da un cespuglio viene fuori questo cinghiale enorme, terribile, tutti arretrano, ma Atalanta no, con la sua lancia va avanti e colpisce per prima il cinghiale. Ecco perché Atalanta è parso il nome giusto per questa squadra di calcio. Allora dicevo, i nomi di tantissime entità astratte, concrete che noi usiamo, nomi dei miti, nomi della pubblicità, ma bisogna precisare, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di meglio. Abbiamo detto che quello spirito fa parte del nostro DNA, fa parte del nostro patrimonio cromosomico, lo spirito greco. Bene, ogni volta che noi, che la nostra civiltà trova e scopre qualcosa di assolutamente nuovo, qualcosa che non si è mai sentito prima e bisogna trovare un nome, dove va a cercarlo? Talvolta nel latino, ma per lo più soprattutto nel greco. Perché è come un germoglio che nasce da una pianta. Questa pianta che è la nostra identità europea, la nostra prima identità europea, quella del greco, produce ogni volta nuovi germogli
ogni volta che c'è qualcosa di nuovo da scoprire. Plastica, cibernetica, telefono, elettronica, tecnologia, fotografia, cinema, ecologia, etologia, astronave, devo dire, sono ancora sì. Metropolitana, atomo, ma ve ne dico un'altra che è ancora più bella. Voi sapete tutti cosa vuol dire nostalgia in generale. Questa parola è stata inventata da uno studente. Stava facendo la sua tesi di laurea, si chiamava Hofer, era un tedesco. Siamo alla fine del 600. Questo Hofer, nella sua tesi di laurea, vuole parlare di una strana malattia che prende gli svizzeri. Mi vedo che già ridono pensando agli svizzeri, ma anche loro si potevano ammalare. Allora, questi svizzeri erano dei soldati di Ventura al servizio del re di Francia. Si ammalavano, non avevano più voglia di mangiare, si ripiegavano e morivano. Allora questo giovane studente, nella sua tesi di laurea, decide di capire cos'è che fa ammalare questa gente che era sana, non aveva niente di male. E così, parlando con loro, scopre che quello che li fa morire è il dolore per essere lontani da casa. Allora, come chiamare questa malattia? In greco, ritorno, desiderio di ritorno, si dice nostos. Dolore si dice angina, algos. Come noi diciamo analgesico, la parola che è dolore. Nostalgia è il dolore del ritorno. E quindi vedete come con due parole greche questo giovane ha inventato una parola nuova che usiamo, che esiste in tutte le lingue europee. Voi direte, sono parole. Io mi riallaccio a quello che ha detto il professor Fontana, a Bonvenisti, e vediamo se sono solo parole. Le parole veicolano dei concetti, le parole veicolano delle ideologie. Vediamo un po'. Parole sono lo stampo dei pensieri. È come se uno avesse una sostanza e la mette in uno stampo. Quella sostanza prende la forma dello stampo. Prendiamo la sostanza ricchezza. Ricchezza è la sostanza che noi dobbiamo utilizzare. Il professor Fontana mi sta guardando, io sto guardando lui, perché Bandieri Bambinista, questa non è mia, però le altre sono mie, quindi qui ho copiato Bambinista. Allora Bambinista dice, tra alcune conseguenze e conclusioni sono anche mie. La sostanza dunque è la ricchezza. Come la dicono la ricchezza, il denaro a Roma? Lo dicono pecunia. Pecunia viene da pecus, il bestiame. Gente che considera ricchezza il bestiame è gente stanziale, sono allevatori. Gente che non si muove, diceva il professor Cesaretti, io sono romagnola, sì, e nella mia terra quando vado, io mi ricordo che c'è un contadino presso il quale andavo ogni tanto a comprare in bicicletta della frutta, il quale mi disse che proprio quest'estate, anzi due estati fa, come sta? Oi fa. Non sto mica tanto bene, mi ha detto. Dico, perché? Mi ha piantato la morosa. Dico, ma come mai ha piantato la morosa? Cioè, perché, dice, a fare il contadino, si guadagna, non dico mica che non si guadagni, ma bisogna stare sempre qui. Non ci sono vacanze, non c'è domenica, non c'è mare, non c'è niente. Perché le bestie vogliono mangiare tutti i giorni? Non puoi lasciare gli animali senza mangiare. Questa osservazione mi fa capire il carattere romano. Non poteva muoversi, almeno alle origini. Erano fermi lì, non conoscevano altri popoli. E quindi erano ferrei nelle loro abitudini. Mos maiorum, il costume degli antenati, guai a chi lo cambia. I cupidi erano novarum e desiderosi di cose nuove. Non è come noi che diciamo andiamo a mangiare qualcosa di nuovo all'anno, no, no. Erano i rivoltosi, quelli che desideravano novità. Erano persone pericolose, conservatori, in un modo feroce. Pensate a Catone. Catone che era di una furia morale. Non so se vi ricordate l'episodio, l'aneddoto di Catone che con un cappuccio in testa andava vicino al lupanare
a vedere chi entrava e prendeva anche nota di quante volte ci andavano. Che proprio era il conservatorismo più assoluto. I popoli contadini sono così perché non hanno contatti, perché non viaggiano. Vediamo cosa dicono i greci, come dicono i greci ricchezza. Chrema, il verbo è chraumai, vuol dire usare. I greci sono mercanti, oggi sono a Biblio, un giorno sono a Sidone, poi vanno a Marsiglia, poi sono in Sardegna e vedono che la gente ha gli dèi tutti diversi, le abitudini tutte diverse e stanno bene lo stesso. Ora questa apertura alla cultura, a tutte le culture del mondo greco, fa sì che quando pensiamo al mondo greco, pensiamo al mondo di grande apertura. Lo straniero, che a Roma è considerato come qualcosa, vedremo poi, di estremamente negativo, in Grecia è xenos, è lo straniero, è ospite. È una visione del mondo totalmente diversa. Vediamo come questa visione si tramuti poi anche in un tipo di visione del mondo, di ideologia, di prassi, che darà luogo ad azioni, come vedremo, se me lo sposti un po'. Ah, no, c'è già. Darà luogo a una prassi, a un tipo di azione nella storia che è ben diversa da popolo a popolo. Abbiamo parlato dello straniero. In Grecia, xenos è lo straniero, è l'ospite. Non c'è una parola diversa. Se andate in Grecia, ci sono le catene dell'hotel Xenia, appunto ospitalità, stranieri. Stranieri e ospiti sono la stessa cosa. C'è addirittura lo Zeus Xenios, Zeus che protegge l'ospite, che nello stesso tempo è ospite e straniero. Quando veniamo un po' più in qua, le cose cambiano, perché ancora oggi in inglese per dire straniero si dice foreigner, per dire ospite si dice guest. Non dico che lo straniero sia da guardare male, ma c'è una differenza. Sono due cose diverse, due radici diverse. Foreigner viene da foris latino, è uno che viene da fuori. I tedeschi, ancora di più, fremd, che viene dalla radice prom, che vuol dire da vivo, fremd è straniero, e gast è ospite. Non dico che siano nemici, però sono due cose nettamente diverse. In latino, alle origini, da quella radice gast, guest, era venuto host, che era lo straniero. Poi pian piano si è concretata la visione e l'ostia è il bianco. Vedete quindi come le parole esprimano un'ideologia. Ostis, quello che per le altre è l'ospite, per i romani è immediatamente nemico. Chi viene da fuori è nemico. Ecco perché hanno conquistato tutto il mondo. Perché chiunque non la pensava come te, beh, andiamo a portarlo via. Vi ricordate quelli di voi che ha tradotto un po' di Tacito? Quel pezzo di Caudaco, l'ultimo dei britanni, il re britannico, che vede i romani che avanzano e dice se sono, ce l'hanno con tutti. Se il nemico, diciamo, se chi gli è vicino è ricco, vanno per depredarlo, se è povero, lo assalgono lo stesso per la gloria. E raptores orbis li chiama, i rapaci, i rapitori, i razziatori della terra. Ubi desertum facent, pacent appellant, dove fanno il deserto, loro la chiamano pace. Con questa visione, perché se uno considera che ostis, quello che viene da fuori, è comunque sempre il nemico, è chiaro che lo deve assalire. E la parola ospite, vi direte voi, come si dice in latino? Ostipotis, da cui ospes, quello che ha il potere sul forestiero. L'ospite non è quello che viene e tu fai di tutto per accontentarlo perché sia contento in casa tua, no, no, è quello che è sotto di te, finché è qui. Sono io che comando. Quindi, come vedete, le parole contengono, come diceva lui, rivelano, sono uno screen, che rivelano delle visioni del mondo, che rivelano delle verità profonde. E vediamo qualche parola, ne ho visto poche, l'altra, qualche parola greca che
Cicero, ecco io, grazie. Prendiamo questa parola, una delle più belle. Nelle varie lingue, tante lingue, io non conosco tutte le lingue, però qualcuna sì. In ebraico e in arabo, per dire che una cosa è proprio tua, che proprio non te la possono portare via in nessun modo, si usa questa specie di prefissoide, nefesh, vuol dire anima, nefesh al-bayt, l'anima a casa, cioè la casa proprio mia, perché loro sono dei mistici. In greco per dire proprio si dice idios, proprio, l'idioma è la proprietà, quella proprio tua, assoluta, che ti appartiene, che ti caratterizza. Beh, cos'è la quintessenza della proprietà per il mondo greco? È quella parola che usiamo in tutte le lingue europee, idioma. La proprietà, la caratteristica di una persona inalienabile, quella per cui è lui, è appunto l'idioma. L'idioma greco che è all'origine della nostra civiltà, con tutte queste parole che contiene, con tutti questi concetti, sarebbe veramente da conoscere. E un'altra parola che avevo cercato, politica. Politica ve l'ho cercata perché è abbastanza divertente. Viene da polis, vuol dire città, e come polis, da polis viene anche per esempio polizia e vengono tutte quelle forme derivate. Politica per Platone è il modo di governare secondo utilità. Speusippo, che è il suo discepolo, dice che politica è un'azione morale, assegna alla politica una funzione puramente morale, deve essere fondata, finalizzata al bene. Poi c'è Aristotele che parla in termini più astratti. Poi arriviamo ai giorni nostri, dove Parsons dice che la politica è l'insieme delle azioni e delle istituzioni finalizzate a dirigere una collettività verso scopi condivisi dai suoi membri. La morale non c'entra più, si tratta semplicemente di una condivisione. E come vedete quindi, attraverso la ricerca anche dell'etimologia, la gestione della polis, si comprende molto di più di quello che nella storia di una parola noi vediamo dagli origini a oggi. E l'altra, l'ultima parola, i nomi di popolo, non so se si vedono. Sì, lo dobbiamo ai greci, questa divisione esatta, precisa, del popolo a seconda dell'aspetto che se ne vuole evidenziare. Il primo, plo, è la moltitudine. Plebs a Roma, populus a Roma, anche se alcuni dicono che è parola etrusca che verrebbe da Populonia, e come plesos, che però in greco rappresenta la moltitudine ma anche la quantità in generale. Il concetto di quantità in generale come popolo non interessa molto al greco, invece al latino sì, è populus, plebs, molte parole derivano da questo concetto di moltitudine. Invece più importante per il greco è quello che deriva dalla radice gen, che vuol dire generare, generare in greco, generare in latino, ma anche generare nelle lingue germaniche. Kin, per esempio, è la stirpe, in tedesco e in inglese. Gen, da questo gen, genos, si parla di genos quando si vuole indicare una nazione, un popolo, in base alla stirpe, al sangue. E così anche in latino, quando diciamo gens, da cui gentilizio, vogliamo indicare una famiglia. E di qui viene gnatio, nazione, che quindi è un concetto all'origine di consanguineità. La nazionalità sarebbe, in base all'etimologia, un concetto di consanguineità. Viene poi la radice da, che vuol dire daimai, divinere, demos, e il popolo in quanto collocato in una certa divisione territoriale.
di cui la parola democrazia. Democrazia cos'è? È la forza e il potere di persone che, bianchi, neri, gialli, rossi, quali che fossero, ricchi, poveri, brutti e belli, abitavano in una certa zona. A differenza di nazione, nazione no. Infatti quando Cesare e quando Tacito parlano di nazio, nazio germanorum, parlano di un popolo inteso come consanguini, come tribù. A volte quando parla di nazio lo traduciamo come tribù, perché sono dello stesso sangue, e invece demos no. Demos è gente che si trova lì, è un concetto squisitamente greco, perché a Roma non ci sarebbe stato, abbiamo visto. Dal concetto di pecunia sono stanziali, sono solo tra loro. È genes a Roma. E invece in Grecia c'è la possibilità di un demos, gente che si trova lì e che quindi ha diritto di votare, ha diritto. Oggi lo chiamerebbero ius soli. E poi c'è quest'altra parola, lama, che addirittura si trova nelle tavolette micenee. Nelle tavolette micenee c'è il lavagetas, il capo del lama. Chi è il lavagetas? È il capo di un popolo armato. Prima di andare in battaglia, il lavagetas, lavagetas, quello che guida il lava, prende le persone, le fa armare, le conta ed ecco l'esercito. Laico viene di qui, è il popolo con questa connotazione di struttura compatta, pronta a una determinata visione. Visione ovviamente alle origini era la visione di un combattimento. Beh, la visione laica è un po' combattiva, dico la verità, perché è combattiva anche oggi nei confronti di tutte quelle che possono essere le imposizioni dogmatiche di qualunque fede. Poi viene Svezia, c'è un errore etnico, e questo è proprio interessante, con questa concluderò perché vedo che cominciate a essere stanchi. Ez, suet, la radice suet in latino dà luogo a consuetudo, consuetus, consuesco, è la radice della consuetudine, di cui viene la parola etica, che non è una morale, bene, ma è una consuetudine, è un'etica professionale, è una prassi che non è soltanto morale, è un modo di procedere consuetudinario. E ethnos, da cui etnico, che deriva di qui, è un popolo in quanto unito da consuetudini. Non importa più a questo punto se abitano nella stessa zona, se sono dello stesso sangue, importa che abbiano le stesse consuetudini di vita. Ecco, per esempio in Romagna, quelli che mangiano la saba sono un ethnos. Io concludo con una cosa importante che vorrei che i giovani ricordassero. Da queste parole che avete visto hanno dato un senso a quello che noi diciamo oggi, vorrei che ricordassero che non c'è futuro senza la memoria del passato. Grazie.